fare quello che vogliono, ma non c'è nessuna sacralità nell'istituzione. Allora, questo ha prodotto una cosa che io semplificherei così. Siamo all'inizio del Seicento, diciamo. Tutto questo è stato organizzato da Bellarmino, ma specialmente da Francisco Suarez, e questo ha creato, diciamo, un'idea fondamentale, che è praticamente la parte fondamentale di quello che vorrei discutere con voi, che è questo, che nei paesi cattolici le pubbliche istituzioni non sono sacre. Da una parte questo è un bene, Dio non ha scelto Berlusconi. Se fossimo in un paese di tradizione protestante si potrebbe invece pensare che fosse proprio Dio. Però mi pare che la spiegazione di perché gli italiani amano Berlusconi sia una conseguenza di questo, e ci arriverò dopo. Per adesso vorrei solo dire questo, che il monopolio del sacro da parte della Chiesa ha una conseguenza fondamentale, che gli uomini hanno due forme di regola e che il rapporto tra sacro e non sacro non ha confini, fin dove esiste il sacro, fin dove dobbiamo rinunciare a una posizione perché la Chiesa tiene il monopolio in quel campo. Questo è molto indefinito, è apparente. Lo slogan libera Chiesa e libero Stato è uno slogan quasi impossibile, nel senso che implica che ci sia un conflitto sui limiti di cose che non hanno limiti. Tutte le Chiese, tutte le cose politiche hanno effettivamente qualcosa che può essere, può vedere la pretesa della Chiesa di essere. Mi sento perseguitato. Hanno richiesto esplicitamente la registrazione alle persone che non potevano venire? Di essere, diciamo, in qualche modo confinate, diciamo, da una cosa che non è confinabile. Allora, che effetto ha questo? Da una parte, nei successivi due secoli, quelli che hanno seguito la Controriforma, si è creata a poco una antropologia cattolica, cioè l'idea che per noi le istituzioni non sono sacre, mentre in paesi di tradizione protestante, indipendentemente dalla religione, ma come visione della politica, si può scrivere sul dollaro in God we trust, sarebbe ridicolo scriverlo sulla lira di Franco, eccetera, eccetera. Chissà sull'euro, ma in realtà ci si può domandare perché scrivere su una moneta una cosa che si riferisce alla sacralità, cosa che sarebbe impossibile, effettivamente è assurda, ridicola in un paese cattolico. Nei paesi cattolici quindi ci sono due regole, tutte e due piuttosto deboli, ma la debolezza delle regole cattoliche è, diciamo, in qualche modo maneggiabile, nel senso che la Chiesa ha un'elasticità molto profonda. Dal punto di vista invece delle pubbliche istituzioni, le pubbliche istituzioni sono deboli perché sono fatte per definizione, diciamo, da uomini peccatori. Naturalmente non è obbligatorio che noi crediamo a questo, ma noi non è che lo crediamo, noi l'abbiamo assorbito, anche persone che non sono cattoliche, per esempio io, hanno una tendenza a considerare ostilmente le istituzioni. Le istituzioni sono obbligatorie, ma nello stesso tempo nemiche. Noi dobbiamo inventare continuamente dei sistemi per proteggerci dalle istituzioni. Sono obbligatorie perché Dio ha detto che gli uomini sono sociali, si devono dare un governo. Una nota su questo. Francisco Suarez dice una cosa piuttosto impressionante, che è questa: dice gli uomini si devono dare un governo, e anche se si crea un impero può capitare il caso, lui si riferiva specialmente all'impero spagnolo, può capitare che lo stesso imperatore sia imperatore di paesi diversi, deve rispettare la differenza delle varie scelte degli uomini, dei vari tipi di governo che si sono dati. E anche all'interno di ciascun paese che ha questo re, dice Francisco Suarez,
scrivendo nel 1616, dice: anche i singoli luoghi all'interno di un regno devono scegliere qual è il loro bene comune e quindi devono essere lasciati al loro bene comune. Non bisogna forzarli, si può cercare di convincerli con molti sistemi, la corruzione o altro, ma non si può obbligarli a una uniformità di gestione. E questo spiega molte cose che penso non vi interessino sulla storia dell'impero spagnolo, però effettivamente c'è questa idea che è molto cattolica, cioè l'idea che esiste la parrocchia e il mondo, che non esistono le nazioni, esiste la piccola situazione e poi il cosmopolitismo della Chiesa. Ora, ancora una nota su questo. Questo è molto differente dalla tradizione ortodossa, per esempio. Gli ortodossi a un certo punto in questa indecisione sono scoppiati, cioè hanno rotto, hanno creato le chiese nazionali. Non esiste un papa ortodosso, esistono tanti papi ortodossi quanto sono le chiese ortodosse. Ora, cosa succede allora di fronte alla debolezza delle istituzioni? Succedono tre cose. La prima cosa è che i governi decidono di moltiplicare le leggi. I paesi cattolici sono quelli che hanno più leggi di tutti i paesi del mondo, hanno un'enorme quantità di leggi, spesso contraddittorie e spesso indecifrabili, come noi subiamo tutti i giorni. La moltiplicazione delle leggi è inutile. Mussolini diceva una cosa mirabile su questo, diceva: governare gli italiani non è difficile, è inutile. E mi sembra effettivamente una buona lettura di questa idea della superfluità, diciamo, della cosa e della moltiplicazione delle leggi. Se le leggi moltiplicate non funzionano, cosa si fa? Si passa a un sistema autoritario. Si cerca, per esempio, uno dei paesi cattolici che non ha avuto un'esplicita dittatura è il Messico, che ha avuto però un lungo periodo di autoritarismo, il porfiriato si chiama, che effettivamente è stato un periodo in cui l'autoritarismo ha sostituito la possibilità, diciamo, di governare il bisogno. E in terzo luogo, se anche l'autoritarismo non funziona, se per esempio il controllo politico della magistratura non funziona, si passa alla dittatura. Noi rischiamo questo, diciamo, e la terza fase è la dittatura. Tutti i paesi cattolici hanno nel XX secolo scelto questa via. L'unica eccezione che non saprei spiegare è il Belgio, ma forse perché i belgi sono più stupidi degli altri, come pensano i francesi, ma tutti gli altri paesi, Polonia, Croazia, Ucraina, Italia, Spagna, Portogallo, Argentina, Cile, Uruguay, qualunque, perfino la Costa Rica, che non ha esercito, ha avuto ben due dittature nel secolo XX, tutti i paesi cattolici. Ora, questo mi pare una cosa che merita di essere considerata, la relazione fra diciamo, rispetto delle istituzioni e mancanza di rispetto per le istituzioni è una derivazione antropologica, non religiosa, dalla cattolicità, dalla presenza della Chiesa, dal fatto che non sono state mescolate la sacralità religiosa con la sacralità delle istituzioni. E in Italia questo mi sembra molto facile, molto evidente e continuamente visibile, diciamo, che noi effettivamente siamo ostili a questo meccanismo delle istituzioni, ai meccanismi delle istituzioni. Due considerazioni ancora, poi mi piacerebbe discutere questo, che spero sia stato chiaro, anche se iper semplificato. La prima considerazione è questa, che nel mondo ci sono state molte dittature. Quello che a me impressiona è l'uniformità del sistema cattolico. Tutti i paesi hanno avuto una dittatura. Questo spesso mi dicono: ma guarda che il mondo è stato pieno di dittature. Ma l'impressionante è esattamente questo, che noi che viviamo nei paesi cattolici siamo passati sempre in questa situazione. E mi pare abbastanza dimostrativo
l'esperienza argentina. In Argentina, per esempio, di fronte all'enorme disordine che avevano causato i Montoneros, anche il Partito Comunista all'inizio era favorevole alla dittatura, di fatto. Cioè, io ho avuto una famosa antropologa argentina come amica che aveva una figlia montonera. La figlia ha dovuto emigrare, scappare dall'Argentina, ma la madre mi ha detto: io potevo all'inizio restare qui perché non c'era nessun pericolo effettivamente per noi altri, perché noi in qualche modo eravamo favorevoli al fatto che ci fosse un potere forte che riusciva a superare il disordine. E non è un caso che tutte le volte che si rischia qualche forma di autoritarismo o di dittatura sia preceduto da tentativi di disordine di vario tipo, terrorismo, attentati, treni e aerei che volano. Ora, questo a me pare una cosa su cui riflettere e che di solito non abbiamo pensato. La seconda osservazione è questa. Quando noi andiamo a scuola ci spiegano che l'Italia è un paese che si è creato col Risorgimento, l'unità d'Italia è stata fatta dal Risorgimento, ma tutti noi pensiamo che il Risorgimento sia la guerra contro l'Austria. Nessuno di noi osa dire la guerra contro il Papa, perché non è educato, diciamo, non si può dire che chi divideva in due l'Italia era lo Stato del Papa, l'Austria si teneva dei pezzi a nord, ma la vera unità d'Italia è stata fatta contro il Papa, ma nessuno di noi pensa una cosa simile. E perfino Mussolini, poverino, ha dovuto non esaltare il Risorgimento, ma esaltare l'antica Roma o altre cazzate di questo genere, perché effettivamente il problema è che della Chiesa non si può parlare male e non ci può venire in mente di pensare che l'Italia sia stata creata da una guerra civile contro il Papa, diciamo. Questo è una cosa impossibile da pensare e intollerabile. Credo che questo ci faccia riflettere su un'altra piccola osservazione finale, che è questa. Molti paesi hanno scelto di fare della guerra civile il loro mito fondativo. Per esempio la guerra di secessione degli Stati Uniti, il bene interno che vince il male interno. La rivoluzione francese, il bene interno che vince il male interno. La rivoluzione inglese, il male interno sconfitto dal bene interno. Cioè, diciamo che quasi tutti i paesi, no, molti paesi hanno come mito una guerra civile fondativa, diciamo. Per l'Italia questo è impossibile. Noi adesso di recente abbiamo scoperto troppo tardi, 40 anni dopo gli avvenimenti in questione, che la resistenza è stata una guerra civile, ma non l'abbiamo scoperto subito, l'abbiamo faticosamente scoperto quando ormai era troppo tardi. L'effetto è stato paradossale, perché in luogo di creare un mito fondativo dell'Italia, questa guerra civile ha creato un'eguaglianza, erano tutti stronzi, erano tutti porci, fascisti e antifascisti. Ho finito oggi di leggere un libro di Sergio Luzzatto veramente sgradevole, proprio repulsivo, in cui si parla molto male di Primo Levi, ma facendo finta di essere un grande ammiratore di Primo Levi, in cui appunto si svilisce molto la resistenza e si parla di una specie di eguaglianza di posizioni, martiri fascisti come martiri antifascisti. Questo ha avuto come effetto in Italia, questo più che altro culturalmente come effetto del cattolicesimo, l'idea che non si può creare un mito fondativo su una guerra civile. E l'Italia è senza miti fondativi. Abbiamo rinunciato al Risorgimento perché era contro il Papa. Abbiamo rinunciato alla Resistenza perché abbiamo negato che fosse una guerra civile e l'abbiamo scoperto troppo tardi. Ora, io credo che tutto questo abbia qualche implicazione sulle discussioni che facevamo l'altro giorno. Cioè, io non ero d'accordo con Gilberto sull'idea che non c'è niente da fare, ma forse non c'è niente da fare, cioè che dobbiamo prendere questa antropologia cattolica come un dato di fatto, così ho interpretato quello che dicevi, come un dato di fatto. Io credo che
In realtà bisognerebbe discuterne molto, cioè che bisognerebbe riuscire pian piano a superare questa subalternità rispetto al cattolicesimo, non come religione, perché ognuno ha la religione che vuole o nessuna religione, ma come fatto politico. Il grande equivoco che il cattolicesimo sia solo una religione è una falsità, e tutte le volte che i cattolici intervengono in politica dicono ma è un fatto religioso, non direbbero mai è un fatto politico, perché c'è questo equivoco fondamentale, e credo che questa sia la malattia fondamentale per cui gli italiani non amano le istituzioni come conseguenza di questa antropologia cattolica. E allora perché amiamo Berlusconi? Perché ci piace tanto Berlusconi? Mi pare che sia una conseguenza automatica di tutto questo. Berlusconi ha scoperto una cosa banale, che se lui come istituzione parla male delle istituzioni, non è necessario, capisco benissimo quelli che non pagano le tasse, oppure la magistratura non è obiettiva o altre cose di questo genere, questo è esattamente quello che la nostra antropologia ci porta a adorare. A noi piace l'idea che siano le istituzioni stesse, è la cosa più meravigliosa che si possa pensare, le istituzioni stesse che parlano male delle istituzioni. Mi piacerebbe discutere con voi di queste cose. Grazie. Bene. Devo dire che io ci ho messo 74 anni a capire che le cose andavano così, e ormai è troppo tardi, per cui passo il mio tempo in America Latina o in altri paesi cattolici, divertendomi come un matto, perché diciamo, ho la sensazione di aver capito il funzionamento, il meccanismo. Diciamo. E poi non riuscirò mai a scrivere un libro su questo, però mi piacerebbe molto alla fine scrivere un libro su questo. Chi tiene la coordinamento? Tengo a parlare, dai. Okay. Chi vuole fare le chiappette stare. Però posso dire una cosa, ci sono stati dei momenti, degli anni in cui, per esempio nell'epoca del divorzio, quando c'è stato l'aborto, le battaglie per l'aborto, in cui sembrava che i valori cattolici non fossero più così pregnanti e così diffusi nella popolazione. Come spieghi allora? È una domanda che no, anch'io ho riflettuto molto su questo. L'Italia ha avuto alcuni periodi brevi, sì, in cui si è posto il problema del cattolicesimo politico, non sì, del cattolicesimo religioso. Esatto. Sono stati periodi brevi e purtroppo finiti subito, anche nel brevissimo immediato dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, nel periodo in cui una cosa che oggi sarebbe impossibile, si poteva pensare di fare un referendum a favore del divorzio e a favore dell'aborto, e questo è scomparso. Sono giustamente sussulti, penso in questo momento lontanissimi da noi, perché il problema è stato posto in molti paesi cattolici in vari modi. Per esempio, non so, in Messico avevano proibito il cattolicesimo, si poteva essere cattolici, non si poteva proibirlo, perché, cioè, ma per esempio nessun pubblico funzionario poteva entrare in una chiesa. Quando una figlia si sposava in chiesa, il padre stava fuori dalla chiesa, non poteva entrare se era un pubblico funzionario. Questo ha portato a una sanguinosa guerra civile che si chiama la Cristiada, negli anni 27-29 del Novecento, e avevano esagerato, perché proibiva il cattolicesimo come religione, non come politica. E questo è, altri hanno pensato di provare a introdurre una molteplicità di possibilità religiose, che in Italia non c'è ancora. Per esempio, quando Natalia Ginzburg scriveva che è giusto che in ogni classe ci sia un crocifisso perché Cristo rappresenta una umanità universale, questo è molto impressionante, perché quando ci fu per esempio il grande attentato in Argentina contro la comunità ebraica, con più di 80 morti, in tutta Buenos Aires c'era scritto
l'unico ebreo buono è quello morto. E chi è l'unico ebreo buono morto? Gesù Cristo. E così via, insomma, cioè di fatto ci sono una mescolanza di cose. E a me ha anche stupito che questo Papa, che sembra promettente, in aprile, ancora diciamo fresco, facesse un'omelia contro gli ebrei. Gli sarà scappata, però mi ha molto stupito che cominciasse così il suo pontificato. Ora, io credo che tutto questo derivi molto da questa mescolanza. Bisognerebbe finalmente convincere i cattolici che una cosa è la religione e l'altra è la politica, che non ci possono essere mescolanze di queste cose. In Italia si è pensato molte volte a questo, ma il vero problema è come gestire qualche cosa di questo genere. Io sono molto pessimista, no? anche appunto, prima parlavamo del fatto che siamo vecchi, non vedremo nulla che cambi in questa cosa, però mi pare utile tuttavia rifletterci, perché ci permette intanto secondo me di capire perché ogni volta che Berlusconi fa qualche cosa che non si deve fare dal punto di vista istituzionale, tutti sono contenti, tutti i berlusconiani sono contenti. È proprio questo entusiasmo per qualcuno che nega le istituzioni, e questo credo che sia utile, non so perché, non so come, ma insomma utile da riflettere. Giovanni, io proverei a tornare alla tesi, diciamo alla tesi principale, per capire se ho capito bene. Da una parte mi pare ci sia un problema, tu dici la dimensione sacrale, va bene. La prima domanda è: ma la dimensione sacrale ha bisogno necessariamente di un monopolio, o ci può essere una pluralità di sacralità che si pongono in concorrenza, che costruiscono rapporti di forza, eccetera? No, però anche nei paesi cattolici. Faccio l'esempio dell'Italia. Io penso che il Partito Comunista sia stato in una certa fase, e per alcune generazioni, abbia avuto una dimensione sacrale. Molto piccola, ma ha avuto una dimensione sacrale. Così come, e questo è il dibattito sulla fine, morte e risurrezione delle ideologie, le ideologie in quanto visione del mondo sono una dimensione sacrale, cioè costruiscono senso, costruiscono legame, costruiscono rappresentazione, allora costruiscono etica, morale, cioè costruiscono molte cose le ideologie, nel bene e nel male. Allora io penso che in Italia per esempio ci sono stati dei momenti in cui questo è accaduto, anche lo stesso Risorgimento nella sua fase anticlericale, no? Ha cercato di affrancarsi costruendo una dimensione di rappresentazione nuova, che poi voglio dire è fallita miseramente, probabilmente anche nel fatto stesso che poi era un pezzo dell'Italia che conquistava un altro pezzo dell'Italia, cioè non c'era elemento veramente fondativo. Allora, la prima domanda è proprio sul carattere del monopolio del sacro, quanto c'è bisogno di monopolio e quanto le sacralità possono invece essere concorrenti. Penso per esempio all'India, in cui le sacralità sono fortemente concorrenti, no? La dimensione indù contro o e accanto alla dimensione musulmana. Dall'altro, questo problema del mito fondativo, del momento fondativo del patto sociale, in qualche modo questa cosa può avere una sua dimensione più laica, più contraddittoria, o ci abbiamo bisogno sempre in qualche modo degli eroi, cioè, no? Perché il rapporto con la Resistenza poi è questo, no? Un pezzo di chi aveva sacralizzato la Resistenza ha negato fortissimamente l'idea che fosse stata una guerra civile. Certo. Ecco. Allora, mi piacerebbe entrare un po' su questi due. Sulla prima cosa, dipende da come usiamo, cosa intendiamo per sacro. Io intendo una cosa limitata, che c'entri Dio, non che sia una cosa, diciamo, in cui l'uomo partecipa totalmente, che c'entri Dio. E questa idea della monopolizzazione di Dio, ho usato il termine sacro, può essere che sia infelice, diciamo, ma mi pare che è quello che dice Ratzinger, dice esplicitamente questo: noi chiediamo solo il monopolio del sacro, che è una cosa in cui si intende che partecipi Dio, insomma. Voi non avete Dio, avrete grandi passioni, grandi sentimenti, eccetera, eccetera, ma Dio è roba nostra. Credo che
Quindi in questo senso intendo Sacco, che è un senso certamente limitato. Certo, il Partito Comunista non era abbastanza sacro da rompere il monopolio del sacro, diciamo, insomma. Anzi, ci nuotava dentro, diciamo, ci ha nuotato dentro. E credo che una delle soluzioni possibili è rompere il monopolio del sacro, cioè che ci siano abbastanza musulmani in Italia che rompano questa cosa. Quindi abbiamo due. Due sacri? Non mica bene. Beh, comunque due sacri. Uno già, più sono meglio è. Cioè io penso che per esempio nel paese la pluralità religiosa funzionino meglio in qualche modo dal punto di vista istituzionale. Può essere che i musulmani non siano la miglior soluzione, però tuttavia lo penso specialmente sull'enorme diffusione di un movimento piuttosto sgradevole, molto, molto fanatico, eccetera, che è l'evangelismo nei paesi latinoamericani, specialmente in Brasile, che tuttavia in qualche modo ha una funzione disgregante rispetto alla Chiesa Cattolica. È una cosa che, come vedremo gli effetti nel... penso anche che Ratzinger sia stato molto utile, perché ogni volta che parlava perdeva 3 milioni di fedeli in giro per il mondo. Quindi i pericolosi sono questo Francesco, Giovanni XXIII, questi sono veramente pericolosi, perché rilanciano il cattolicesimo. Su questo allora, però, cosa pensi per esempio della teologia della liberazione? Perché in realtà lì c'è una coincidenza tra progetto divino e progetto politico per certi aspetti, che è l'utopia della riduzione sparaguasia, sono dei gesuiti, no? Sia i gesuiti che la teologia della liberazione sono state escluse all'interno del cattolicesimo. Ci sta quasi tutto fino a un certo confine, diciamo, estrema destra, estrema sinistra, va benissimo, ma ci sono dei confini. Questi confini, quando sono superati, implicano la cancellazione, come è stato per la teologia della liberazione o per i gesuiti del Paraguay, insomma. Cioè, il quadro è stato definito. Io penso che leggere Francisco Suarez, purtroppo scrive in latino, ma è un personaggio meraviglioso. Vi racconto solo un pezzettino per ridere di Francisco Suarez. Perché le donne non possono essere preti secondo Francisco Suarez? Non possono essere preti in base a questo quiz. Gesù Cristo era il miglior figlio possibile? E la risposta è sì. E un buon figlio, quando va alla sua ultima cena, non invita sua madre? Dovrebbe invitarla. Ma perché non l'ha invitata? Perché là, nell'ultima cena, ha creato il clero. E quindi, se non ha invitato la sua mamma, è perché, voleva dire, le donne non possono essere preti. Questa assurdità, diciamo, crea un meraviglioso vincolo che la Chiesa farà fatica a superare, perché è detto, è un atto di Gesù Cristo. Non ha invitato la sua mamma all'ultima cena, quando è stato istituito. Leggere Francesco Suarez è di un divertimento totale, perché si vede il cervello umano che produce delle mostruosità, ma con una fantasia grandiosa, diciamo. Vabbè, questo era sul sacro. Ricordami la seconda. No, la seconda è come in qualche modo ci si affranca da questo, no? No, io appunto non lo so, io non me ne affrancherò, cioè io partecipo di un'antropologia cattolica, cioè non so, penso a Roberta quando monta su un treno ad alta velocità e si chiude nel gabinetto per non pagare il biglietto. È antropologia cattolica, è un buon esempio. Lei certamente non è cattolica, iperlaica, eccetera, ma partecipa, poi si appunto giustifica con Moretti, ma io approvo naturalmente, però mi pare che la lotta, la rifiuto delle istituzioni in Italia è nel quotidiano. Nessuno di noi deplora qualcuno che non paga il biglietto sul vaporetto, no? Possiamo farlo teoricamente. Questo però mi pare che ci riporterebbe a alcuni discorsi che abbiamo fatto qui, cioè come riuscire a ricreare una moralità che
il trionfo anti-istituzionale di Berlusconi ha distrutto in Italia in qualche modo, insomma. Però non ho soluzione, ho disperazione su questo. Posso? Scusa, Susanna, tu sai, noi ne abbiamo già parlato anni fa di questa cosa e penso che sì, insomma, tu descrivi una cosa su quale penso che possiamo concordare nella descrizione mi chiedo solo se non so, se non è riduttivo, è una mia domanda, ricondurre tutto questo alla antropologia cattolica, diciamo, cioè il fatto, il discorso sulle istituzioni. Tu hai parlato delle dittature del XX secolo, non hai parlato della Germania, che ha avuto una dittatura notevole. No, ne ho parlato. No, adesso no, oggi no. No, si ne ha parlato dicendo che tutti i paesi cattolici e anche altri hanno avuto dittature, ma non la totalità. Sì, non è questo tappeto. D'accordo, che però è per metà un paese cattolico, per metà un paese protestante. E che ha avuto una dittatura che è stata, direi, il governo più amato dai tedeschi dall'inizio della loro storia nazionale, sia dai cattolici che dai protestanti. E quindi la mia domanda è se veramente si può, diciamo, ridurre la descrizione che tu hai fatto soltanto al fattore, diciamo, non dico religioso, ma antropologico cattolico, o se le differenze, perché tu sai ci sono molte vicinanze tra Germania e Italia, non so, unificazione tarda, no, la regionalizzazione, mille staterelli, eccetera eccetera, secondo me non so se si può ridurre solo all'aspetto cattolico, perché c'è stato un rapporto molto diverso, per esempio negli staterelli tedeschi, con la loro Obrigkeit, cioè con le loro autorità, no? Che li stavano sempre col fiato sul collo, essendo stato paesini piccolissimi, no? Piccolissimi, dove, diciamo, il controllo sociale, ancora anche ai tempi cattolici, diciamo, era, cioè ai tempi prima della riforma, era molto forte, ancora di più dopo la riforma, e quindi il rapporto di sudditanza in Germania nei confronti dei loro padroni che li hanno è stato secondo me molto più forte. In Italia il potere, che era per lo più straniero o comunque era lontano, erano, non so, gli imperatori, cioè, poi tutto lo sviluppo economico che era diverso, non voglio fare la storia tedesca adesso, ma quindi per dire, quindi i tedeschi in cambio a questa sudditanza, a questa ubbidienza che hanno dovuto fare più o meno per forza, hanno sempre chiesto in cambio qualcosa, o anzi i padroni, cioè i potentati tedeschi hanno dato in rafforzato l'autoritarismo, scusa, ha rafforzato l'autoritarismo protestante. Sì, sto dicendo, sì, cioè, no. Io non propongo mica di protestantizzare l'Italia. No, perché è una. Però, no, perché è un po' un mito questo. Cioè, io sento spesso dire, ah, ma qui voi almeno avete avuto la riforma. No, la riforma ha permesso Hitler. Nessun tedesco si può arrogare il diritto di criticare il capo. Sono perfettamente d'accordo. No, non volevo dire, ah, se l'Italia fosse protestante, come sì. Talvolta si è detto. Sì. No. Prima di dare la parola a Maurizio, però volevo chiedere a voi due su questa questione della Germania, che mi sembra molto interessante, perché il problema è, ma ci sono state delle differenze, per esempio durante la dittatura nazista, di comportamento diffuso o identificabile tra cattolici e protestanti? Perché questo è un tema rilevante. Seconda cosa, il fatto quanto cambia, perché poi noi parliamo di cattolicesimo, ma in realtà noi abbiamo la sede del papato, cioè abbiamo la chiesa qui, che voglio dire che dà una dimensione che compete diversa dal punto di vista anche della sensibilità, della presenza. Il fiato sul collo ce l'abbiamo davvero? Sulla prima questione
certamente c'è stato un grande freddo, Hitler ha creato una chiesa protestante specifica, eccetera, eccetera. Però mi sembra deviato, nel senso che il vero problema non è che non esistano altre dittature nel mondo, è pieno, abbiamo un mondo pieno di dittature. Quello che a me pare rilevante è, uno, che nei paesi cattolici si sta bene perché sono paesi senza regole, due, che tuttavia questo ci fa pagare con 20 anni di dittatura nel secolo scorso e vedremo in questo. Basta, no, no, non è certo una pubblicità filo protestante, perché Lutero era di una iperautorità, una delle cose fondamentali della sua, per esempio, ferocia contro i contadini della rivolta del 1524-25 era che non ci si ribella al potere, perché il potere. Poi c'è stata un'evoluzione, ma non nel luteranismo, specialmente nel calvinismo, però non vorrei discutere di questo, mi pare che ci riguardi di più il fatto esagerato. Poi che forse Hitler partecipasse di un'antropologia cattolica, può essere, era cattolico, e questo c'è Maurizio e poi Franco. Penso che proprio l'esempio che ha soprattutto però confermi l'ipotesi di Giovanni, che io amplierei però, che l'atteggiamento del popolo italiano di fronte al fascismo è completamente diverso da quello tedesco. I Mussolini si raccontavano barzellette, si aveva la testa che era, quando uno andava al mercato diceva mi dà quanto grossa, che si sia dentro la testa del duce, c'era l'atteggiamento laico. Esatto. Poi non si faceva così, perché magari gli italiani amano anche loro il culto, però è diverso dall'identità. Ma il problema di Giovanni secondo me è più ampio, perché il problema di, io ci ho riflettuto anni di fronte a Weber, quando il problema è diverso, difatti c'è una demarcazione netta che tu defini in termini geografici, tra le popolazioni latine o anche dell'area mediterranea e quelle anglosassoni o dell'area nordica. Qual è la differenza? È che mentre l'individualismo contro un senso delle istituzioni, dello Stato, della comunità o della collettività molto più forte. Mi chiedo come mai c'è questa differenza? Io però ci andavo oltre, perché secondo me sono processi millenari. Ci andavo con la struttura sociale, la struttura delle pratiche, da marxista, non ho studiato Marx, non sono mai stato marxista, però Marx diceva che sono le pratiche millenarie che fanno la coscienza, io penso che sia giusto. Se tu pensi alla caratteristica materiale, strutturale dell'area, è quella della proprietà contadina, piccola proprietà contadina, che poi ha anche le monarchie, anche, però ad esempio il singolo contadino, il problema è grande, assume anche le grandi dimensioni, perché con le grandi dimensioni dello Stato sta sviluppata anche dell'area mediterranea, ma non mai con quell'identificazione. Cos'è che distingue allora l'area delle culture anglosassone? I piccoli gruppi, si trattava di cacciatori, prima si trattava di guerrieri, si trattava di gruppi, dove il fattore della coesione, dell'identificarsi con il senso del gruppo, il riconoscimento nella comunità piccola era fondamentale, senza di quello c'era la distruzione. È l'esatto opposto in termini strutturali di quello che c'è nella cultura contadina. La cultura contadina non è che tu paghi le tasse, però la tua economia è legata alla terra, si capisce, insomma, penso che sia abbastanza semplice una cosa del genere. Da un lato c'è il gruppo che sviluppa da subito un senso, un bisogno forte della comunità e del gruppo, poi diventa istituzione col tempo, quando entra in contatto con la cultura latina, però rimane sempre quell'elemento di attaccamento. Quando però negli Stati Uniti hai di nuovo la componente proprietaria, anche lì il processo, quella della dialettica diventa molto più complessa, non è che parla lunga, negli Stati Uniti quando è la proprietà, l'individuo che si sviluppa da solo, mette dei freni alla statualità. Però resta il fatto, che non è come lo Stato tedesco, però resta il fatto, e difatti il ruolo in welfare è molto limitato, però resta il fatto che gli americani hanno un senso dello Stato, come dicevi tu giustamente, molto più elevato di quello che è la cultura mediterranea, forse perché appunto hanno un tempo una cultura tipo che agli albori, agli inizi era probabilmente appunto questo tipo di gruppo di guerrieri, di piccoli gruppi di guerrieri, questo potrebbe essere la spiegazione. Però il dato che mettevi tu in evidenza è chiaro, perché c'è un iperindividualismo e c'è quell'elemento di sacralità nelle istituzioni che qui non abbiamo, e quello che porta poi all'atto di forza, dopo il discorso del fascismo, cioè del nazismo, accoppiato dai problemi erano strutturali, non erano problemi culturali, erano problemi della classe operaia, erano problemi di mancanza di riforme nel sistema.
tedesco che quindi o che crollava o che diventava autoritario o che si trasformava radicalmente o che si assolutamente. Però permettimi di fare un'osservazione su quello che tu dici, per quello che serve a noi, no? Noi abbiamo discusso nel mese passato il problema di un intervento localizzato non localizzato. Io credo che uno dei portati forti della cultura cattolica è proprio la località, cioè la parrocchia. Una delle cose più impressionanti, diciamo, della tradizione cattolica è che in fondo il cattolicesimo ha i nunzi apostolici, le conferenze episcopali nazionali, eccetera, ma la sua tradizione è la parrocchia e il cosmopolitismo, sono queste due, il locale. Allora, una delle cose che implica un intervento culturale o politico in Italia è la ricostruzione della cultura locale, cioè penso che questo qualche radice antica ce l'ha anche qua, perché effettivamente la confraternita, la parrocchia era. Venezia è un esempio classico, che ci siano veneziani che fino a 30 o 40 anni fa non avevano mai visitato Venezia, diciamo, perché erano legati al loro sestiere. Quando ho fatto la mostra dell'Empire a Perle, dicevano queste signore di Castello, vieni a vedere la mostra, dice, ma come a San Marco, come dire, finalmente. E allora credo che questo sia uno dei problemi politici che si pongono in un paese cattolico, che ha una tradizione sì di associazionismo ma molto locale e non ha invece un senso nazionale, ha un senso di località. L'unica cosa che volevo, forse appunto anche rivedi che gli anglosassoni ha più senso di costruire le istituzioni, perché forse appunto c'è nel gene anche degli eventi di democrazia maggiori, mentre il piccolo contadino poi alla fine delega tutto agli atti di burocrazia, agli apparati, nel caso del gruppo infatti gli elementi di fermento di democrazia poi sono stati più forti e anche di socialismo, la cultura anglosassone, proprio perché c'era questa abitudine. E allora lì però c'era, come dicevi tu, c'era l'associazionismo, però non ha dimensione politica, quello è il problema. Mentre dall'altra parte, magari gli affili aggregano dimensioni, però c'è sempre un contatto politico maggiore, un legame politico più forte. Franco. Sì, grazie intanto di quello che ci hai detto, sempre molto interessante. Vorrei fare un flash filosofico, cioè io purtroppo, secondo te, invece dell'estrema sintesi, con questo si perde tutta una serie di sfumature molto interessanti e forse decisive. Allora, la mia sintesi che vorrei trarre con dare la tua discorso è questa. Chi ha accettato il Nuovo Testamento e chi invece ha accettato il Nuovo Testamento? Non si sente, scusa, prova. Chi ha accettato il Nuovo Testamento e chi invece ha accettato il Vecchio Testamento? In qualche modo, filosoficamente, chi ha accettato il Nuovo Testamento si è rivolto a Tertulliano, credo più assurdo. E perciò, siccome è tutto assurdo, mi rivolgo al mio amico, alla mia famiglia, ai clientes e famuli. Chi invece ha tutt'altra visione, una visione più agostiniana, si fa lo sum, è conscio di poter peccare fortiter e quindi di poter contare più sul colpo in generale, cioè sulla che non sulla che va in Schaft, ma sulla che sei Schaft, ma sulla che va in Schaft. E quindi a questo punto le visioni filosofiche si distinguono nettamente. Una diventa la visione idealistica, che sembra molto distenso, con la quale dico idealistica. E l'altra diventa una posizione materialistica, non voglio dire marxiana. Allora, c'è una sintesi bellissima, secondo me, di Shakespeare. Parla brutto del Giulio Cesare. E dice,
dice, sì, 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 l'ho ammazzato, è andata male, c'è stata la chiusura. No, that I love it, Cesar less, but I love it, Rome more. Cioè, sì, è vero, ma non è che non volessi male al mio amico, è che volevo più bene all'istituzione. Viceversa, nel super cattolico Riccardo III c'è una frase completamente diversa. Quando il popolo con il Lord Major e Buckingham va a sottrarlo alle presunte preghiere, e Buckingham gli suggerisce, aspetta che non ho tanta memoria io, no, gli suggerisce, ah sì, gli suggerisce, look you get a prayer book in Norman, guarda di tenere le preghiere. Quindi in qualche modo, mentre la sostanza democritea di Bruto è sulle istituzioni, la idealità di Riccardo III è sulla palazza. Do questa interpretazione filosofica al tuo intervento. No, un commento, cioè, mi sembra giustissimo una cosa fondamentale, che con la Controriforma la Chiesa Cattolica ha scelto una cosa molto impressionante, cioè ha scelto l'aristotelismo e ha pensato che gli uomini sapessero quello che Dio vuole. E quindi se non lo fanno è perché sono dei mascalzoni. Invece tu citavi Agostino, per esempio, tutta la tradizione diciamo più platonica, pensano a un Dio imperscrutabile. Il Vecchio Testamento pensa a un Dio imperscrutabile, il Nuovo Testamento forse lo pensa anche, ma nella Chiesa pensa invece a un Dio banale. Cioè io ho avuto in passato una suocera che trattava sempre con la Madonna, con Gesù Cristo, diceva se mia figlia prende 30 all'esame ti faccio dire 5 messe, se prende 29, 4, eccetera. Cioè è un rapporto molto familiare, molto casino, perché sappiamo. Non si sa se prendeva il cammino. L'ex moglie non ha mai preso niente. E allora effettivamente questa è una grande spaccatura, un'altra grande spaccatura. La Chiesa ha avuto molti guai dall'agostinismo che ha cercato di mantenere all'interno. Una nota di informazione. Ratzinger nel famoso discorso di Ratisbona, che ha fatto arrabbiare molti musulmani, in realtà se la prendeva con gli ebrei e con i protestanti e con Kant. Diceva perché questi tre, come anche i musulmani, non hanno capito che Dio è scrutabilissimo, non è imperscrutabile. Questi qui che dicono che non si capisce bene cosa Dio vuole, sono insomma, hanno dei difetti gravi. Dio lo sappiamo benissimo cosa vuole. E protestanti, ebrei e Kant non hanno reagito, e kantiani non hanno reagito. Invece i musulmani hanno protestato molto. Però effettivamente la Chiesa ha fatto una scelta molto forte e ha espulso grosso modo per quello che è riuscita. C'è un'ultima cosa, c'è un libro che io ho amato molto di un signore che si chiama Pietro Redondi su Galileo Galilei, si chiama Galileo Eretico, in cui lui ha trovato un documento in cui i cardinali scrivono, si stanno scrivendo e dicono questo Galileo non è pericoloso perché dice questa stupidaggine che la Terra gira intorno al Sole, sappiamo tutti che è il Sole che gira intorno alla Terra, non è questo il pericoloso, è pericoloso Galileo perché è un atomista e l'atomismo non permette l'Eucaristia, perché se tutto viene dalla unica sostanza, vino e sangue si possono trasformare quanto si vuole, se invece ci sono gli atomi siamo fregati. E questo è stato molto discusso, non solo da Redondi, da Schedar, da altri, insomma, è un problema forte di la consustanzione. Okay. C'è Stefania? Sì, volevo solo fare una piccolissima nota su quello che stai raccontando.
anche nella morale, cioè nella sacralità cattolica, c'è anche il privilegio, non trovo la parola esatta, della soluzione dei peccati. Cioè, e questa è una cosa che veramente differenzia tutte le altre culture, perché si può sempre rimediare, cioè l'etica diventa una cosa molto più elastica, no? Invece se io ho fatto qualcosa che è negativo nei confronti del mio prossimo, nei confronti della società, non ho possibilità di recuperare, pago la mia, come dice, il fio della mia colpa e non mi autoassolvo. Mentre la morale cattolica, che ha incoraggiato questa funzione della soluzione dei peccati, è anche una forma di autoassoluzione. Poi, non so, è una domanda anche questa. No, ma il condono tombale, il condono tombale. No, perché la Chiesa desidera... Perché solo Dio che può perdonare. No, sì, però non dobbiamo ingannarci a questo. La Chiesa cosa desidera? Desidera che noi sappiamo di essere peccatori. Faccio un esempio, Italia e Spagna sono i paesi che controllano di più le nascite, e se io fossi il Papa e fossi contrario al Corano mi suiciderei, perché sono i due paesi più sono quelli che hanno una natalità più controllata. Invece il problema per la Chiesa non è che non si controlla, tanto sappiamo che siamo peccatori, il problema è che sappiamo di essere peccatori. Ricordo una meravigliosa trasmissione, c'era un cardinale che credo che sia morto, che era molto divertente, si chiamava il cardinale Turini, che stava discutendo con un prete alla televisione che aveva aiutato una giovane albanese che aveva 14 anni a abortare. E Turini diceva, l'avrei fatto anch'io, non è questo il problema. Il problema è che sai che è un peccato, e l'altro dice, sì, lo so. Allora questo è il problema, che tu devi sapere che è un peccato, poi che l'avremmo fatto tutti, siamo peccatori, l'abbiamo fatto. Certo, però io ti posso assolvere. Ma la soluzione non è fondamentale, è sapere che la Chiesa, sapendo che siamo peccatori, la prima educazione che ci deve dare è che riconosciamo che siamo peccatori. Perché noi spesso dimentichiamo di essere peccatori. Ma Freud prima del tempo. Volevo però cercare di capire un'affermazione che fai sul tuo scritto molto importante. E dici che questi paesi cattolici hanno avuto tutti una dittatura. Allora, vuol dire che ci sono degli elementi, eh? Che legano, cioè c'è una correlazione tra l'essere cattolico ed essere disponibile a una dittatura. Io che ho letto qualcosa di Marx mi ricordo che le dittature, o le guerre comunque che precedono le dittature, arrivano anche per altri motivi che non sono prettamente sociali ma squisitamente economici. Ma al di là di questo, a me interessa capire da te se qual è la correlazione tra l'essere cattolico e il fatto che io sono disponibile, non perché non ne sono cattolico, ad avere una dittatura, che secondo me non è vero. Neanche io lo penso. Non è vero. No. Se invece, scusami e chiudo, se invece dici, bene, l'influenza della Chiesa nel nostro paese, perché negli altri paesi non la conosco, lo confesso, questa ignoranza, nel nostro paese, a partire dalla caduta dell'Impero Romano ad oggi, la Chiesa ha svolto un ruolo enorme. Ha svolto un ruolo, per esempio, di surrogato della patria italiana. È l'istituzione più meravigliosa che esista, io penso. Aspetta. Mostruosa, ma meravigliosa. Ma è così, cioè... ha fatto tante cose, dopo con la riforma è inciampata da qualche parte, no? Cioè, ha fatto un po' come Hitler, no? Ha messo in piedi un regime poliziesco, no? E ha detto, signori, qua dobbiamo recuperare, Lutero se n'è andato, ci aveva condannato per le festine bunga bunga che facevano nei palazzi, no? I prelati, eccetera, eccetera, e quindi dobbiamo recuperare. Ha messo in piedi questo sistema enorme, eccetera. Ma è da lì, come dice Ermanno Rea, nel suo libro La fabbrica dell'obbedienza, un bellissimo libro che vi prego di leggere perché è splendido, è lì che noi abbiamo imparato alcune cose.
che sono soprattutto l'obbedienza. Certo che l'obbedienza, e qui entriamo in un altro campo che non è il mio, c'è una sorta di economia psichica, sì, io sono disposto ad obbedire, però in cambio cosa mi dai? Cioè io devo avere qualcosa, devo avere per esempio una certa autonomia, devo avere come dire, la possibilità di si credo o non credo alle istituzioni, di evadere o meno le tasse. Cioè il dramma della Chiesa è stato proprio questo, che ha creato una falsa morale nel paese, una doppia morale. Non condanna il sottoscritto perché pecca, condanna il peccato. Capisci? Condanna il peccato, per cui io mi assolvo sempre e continuo a peccare. Sì, due cose. Sulla prima che tu dicevi, io non penso al fatto che automaticamente che i cattolici siano favorevoli alla libertà sociale. È il sistema, cioè un sistema anarchico, di debolezza anarchico in senso negativo, cosa che io mi ritengo anarchico, ma diciamo un sistema di casino. Implica una reazione da parte del potere che io non approvo certamente, che va moltiplicazione di leggi, autoritarismo e dittatura. Non è che è il cattolicesimo che lo desidera, è il cattolicesimo, sono le conseguenze. È la conseguenza dell'antropologia cattolica. Quindi non penso affatto che per forza i cattolici, poi sono le gerarchie, ma la gente in generale, cattolica o non cattolica, ma in generale partecipa di un'antropologia cattolica è molto scocciata per desidera affatto, ma è vero che è il potere che reagisce autoritariamente, moltiplicando le leggi autoritariamente con la dittatura, per rimettere ordine. Il problema è che lì per lì molto spesso c'è una adesione a questa forme autoritarie eccetera, come spesso c'è in Italia in questo periodo, per esempio sul giudizio che diamo dei giudici, per esempio. Perché, quindi non penso al fatto che ci sia un automatismo fra essere cattolico e desiderare la dittatura, ma partecipare ad un'antropologia cattolica e che questo produca la cosa, credo. Sulla seconda cosa, cioè io credo tuttavia che una delle cose che abbiamo capito poco è la grande capacità della democrazia, che la sinistra ha capito poco, la grande capacità della democrazia cristiana di sedersi sull'antropologia cattolica. La storia dell'Italia democristiana è, per esempio, che si diano, non so, pensioni al 100% degli abitanti di un paese miserabile, che si diano pensioni di invalidità, non è perché è una politica, è una politica di cosa? Che si assuma troppa gente nella pubblica amministrazione con salari bassi è capire come funzionano le cose. Quando i governi attuali dicono questi non lavorano, non gli aumentano il salario, ma li vogliono fare lavorare, quando Bassanini ha deciso che non si può, uno che guadagna 800-900 euro al mese non può fare il secondo lavoro pena l'espulsione della pubblica amministrazione, non ha capito niente, perché la democrazia cristiana pensava lavorano tutti e li paghiamo era anche pochi. Un mercato un po' se vede indulgente al rovescio, che lavorino o non lavorino sono fatti loro, ci sarà quello che si appassiona a lavorare, quello che invece non vuole lavorare. Quello che invece sta capitando adesso è un'idea paradossale, l'idea che senza aumentare lo stipendio ma che non lavorare, e uno dice io non lavorare, non c'è niente. Io ho avuto un triste periodo della mia vita in cui facevo il preside e mi avevano passato un ex lavoratore dell'Eden come livello, questo era un fuochista. Allora gli dicevo, ma magari si annoia tutto il giorno, perché il fuochista accende un calorifero e lo spegne, fanno due cose in tutto l'altro. Magari potrebbe, non so, fare aiutare in biblioteca. Lui diceva, no, io sono un fuochista. E era un tipico prodotto della politica democristiana, cioè dare un lavoro mal pagato a un signore che non facesse niente, che era stato licenziato da lui. Ora, credo che questa sia una cosa su cui riflettere, cioè l'idea che l'Italia sia stata corrotta durante il periodo democristiano. Io credo che si sia seduta perfettamente sull'antropologia cattolica e che
per cambiare le cose dobbiamo cambiare molto, innanzitutto pagare la gente se vogliamo che lavori, no? Non possiamo pensare. Avevo una piccola annotazione su questo problema, che tu dici alla fine non rispettiamo più le istituzioni, non si rispettano le istituzioni, il potere è costretto a legiferare, a emettere nuove regole, eccetera, eccetera, poi alla fine succede il casino. Ecco, ci siamo dimenticati volutamente del ruolo della politica in questo caso, perché la politica ha un ruolo diverso, ha un ruolo di gestire la società, di farla progredire, di avanzarla, in questo senso la politica deve impedire l'arrivo a una situazione di caos. Ecco, è una conclusione. Sì, anch'io penso a te. Sì, io credo che nella tua tesi c'è un pessimismo di fondo, in qualche modo dice non siamo capaci di costruire né contrattualmente né simbolicamente altre regole, in qualche modo, che ci tengano assieme. Beh, io non sono d'accordo di tutto, penso che siamo molto degenerati su questo. Faccio un esempio per me più clamoroso. Il Partito Comunista aveva capito una cosa importante, che bisognava organizzare territorialmente la gente, fare le sezioni. E il più grande suicidio che ha fatto il Partito Comunista è distruggere le sezioni. Perché aveva un'idea fondamentale, la territorialità dell'associazione. Cioè il contratto funziona per prossimità. Appunto. Il patto sociale. Adesso è rinunciato per un motivo mostruoso, che è che se decidiamo tutto in mille non abbiamo tante discussioni, perché voglio dire nel periodo più decidevano comunque lo stesso in pochi. Però scusa, per riprendere quello che tu dici anche sulla su questa cosa del cattolicesimo tra parrocchia e globale, no? E dimensione appunto cattolica, nel senso etimologico del termine. Però tutto sommato c'è anche un grande spazio di modernità che si apre, cioè quando tu parli non ci fidiamo delle istituzioni, in realtà abbiamo in mente delle istituzioni precise che sono quelle della forma Stato. Allora, nel momento in cui i meccanismi sono quelli che sono in atto, cioè il meccanismo in cui tu porti dei poteri a un livello sovranazionale e porti degli altri poteri a livello locale, si può rinnescare un nuovo percorso virtuoso, che è quello di dire io ricostruisco dei poteri locali, questa volta basati davvero sul riconoscimento degli interessi fondanti della comunità, e poi giocarsi, e questo sì simbolicamente, come visione del mondo, sui luoghi sovranazionali del potere. Cioè se io dovessi tornare, in questo momento non faccio politica, storia, penso che sono solo, a me non mi interessa il Parlamento italiano, cioè per essere molto esplicito. Credo stia appunto a casa di Mori, Canareggio, oppure sta in Europa, sta nelle dimensioni grandi, sta nel Mediterraneo, nella dimensione per esempio della costruzione di nuove forme di sovranità che mette assieme pezzi di popoli che hanno delle storie, no? Millenarie. No, ma cioè, io sono d'accordo, appunto, sono pessimista solo perché ho visto distruggere quello che era stato costruito molto faticosamente. E penso che per esempio uno dei grandi successi localistici della Lega è esattamente di essersi basata sul vecchio Partito Comunista, sulla vecchia Democrazia Cristiana e sulla comunità. Quindi diciamo c'è anche il rischio in questo senso. Io no, in teoria non sono pessimista, penso che bisogna ricominciare di lì, cioè che bisogna ricominciare da pensare che dobbiamo ricostruire dalla base l'istituzione. È un vecchio sogno. Per esempio, tu facendo un esempio, io penso al partito d'azione, al fallimento totale dal punto di vista politico, ma l'idea fondamentale di Rosselli era quella di Cattaneo, cioè c'erano state idee di questo tipo, cioè ricostruiamo dal basso le istituzioni che compongono, eccetera. Ieri ho comprato da un antiquario un opuscolo scritto da mio padre clandestino. Mio padre durante l'università si firmava Parodi e si chiama Azienda Autonoma Socialista. È come si gestisce un'azienda nel socialismo, ma un'azienda moderna, cioè
e l'ho trovato in un antiquario, adesso per il favore, io farò leggere. Ah, no, davvero? Comunque, chi... no, solo una piccola cosa. Comunque tutto questo presume una estrema debolezza dello Stato nazionale, no? Che è stato in Italia, e altri versi lo ha fatto anche in Germania, è stato in Italia. E quindi il fatto, cioè io torno su questo perché accetto benissimo il tuo discorso, ma penso che sia troppo poco dire che gli italiani non amano le istituzioni perché solo perché, perché appunto c'è questa antropologia. C'è, ma non possiamo dimenticare che la Chiesa, che ne so, fino al concordato con Mussolini, ha negato, ha messo, cioè ha combattuto in ogni parrocchia lo Stato nazionale. Quindi non abbiamo le. Invece io. No, d'accordo. Sarà l'antropologia, perché sì. Non è l'istituzione. No, lo so, però quello che Alan. Scusa, tu parli, usi parole come dittatura, parli di democrazia, ma da quando noi siamo in una fase di poter parlare di democrazia? Dove please nel mondo esiste una democrazia? Cioè, se tu pensi dallo Stato nazionale. Come? Non ho usato neanche mai una volta. No, vabbè, ovviamente sì, è vero, no, ma dico, cioè, io sono d'accordo, però mi è troppo, cioè, mi spiega troppo poco quello che dici tu. Però lui dice una cosa, secondo me, questa cosa io ho letto una roba sui giornali che mi ha impressionato, proprio sulla logica anche dell'adattabilità, non del cattolico. Allora c'è un prete, a Vittorio Veneto, che ha detto che si torna all'ortodossia, quindi le esequie si fanno solo in latino, è vietato ai parenti di parlare perché è troppo emotivo in chiesa e basta musica, basta canti, eccetera. Sai qual è il risultato? Il risultato è che adesso praticamente i cattolici portano i loro cari, i loro defunti, davanti alla chiesa, si fermano un attimo e poi proseguono. Cioè non entrano più in chiesa. Secondo me questa è, c'è anche una flessibilità dentro lì, che nasce dal rapporto con la norma, ma anche in qualche modo, se la norma ti è nemica, sì. Che è tempesta grandine, no? Ma in qualche modo ho detto francamente che anche le istituzioni della Chiesa sono indebolite dalla presenza dello Stato, però la Chiesa ha una straordinaria elasticità perché è un lenzuolo e quindi appunto è piena di correnti. La Chiesa è sempre stata una guerra interna, diciamo, ma il problema è che ha sempre posto dei confini, fin dove. Qualche giorno fa è uscito un articolo che diceva fatta l'esclusione definitiva dei leprosiani dalla Chiesa. Ah, sì. Poi, sì, sì. Letto l'articolo, non era fatta l'esclusione definitiva, non era assolutamente cambiato niente. Avevano continuato a rimandare e continuano a rimandare. Cioè, la Chiesa, certo, ma sui leprosiani concetto straordinario, vedremo se... Qui ce ne andiamo uno, lo sai, no? Quello di fronte a San Simeone Piccolo. Io volevo dire qualcosa riguardo a quei territori, però correggerei l'immagine che ho dato prima. Mi sembra assodato che c'è nei paesi mediterranei, in Italia in particolare, una scarsa identificazione con l'istituzione. Questo perché anche c'è non c'è un'introiezione, Roberta direbbe, il problema dell'introiezione delle norme comuni. Nei popoli mediterranei non c'è il discorso che facevo prima. Allora io magari amo anche ragionare in termini lungo periodo, ma non dobbiamo dimenticare quando tornare a Mars, poi c'ho le condizioni materiali che cambiano. Ma se andiamo alla località, noi pensiamo alla comunità di socialisti che era radicata nella sezione, però aveva le spalle alla fabbrica. E per 100 anni la fabbrica ha dominato come modello nei ceti operai. L'Italia però, guarda caso, era largamente contadina, era largamente in piedi, quindi c'è stata anche fascismo, senza grande resistenza, cioè c'è anche ancora a che fare con le pratiche. Poi anche la Lega però è entrata in modello in crisi, mi riferisco a quel libro là della Sanda, alla crisi delle grandi organizzazioni, sia politiche che industrie economiche. È entrato in crisi il
modello della grande fabbrica, il terrorismo e anche il partito di massa e anche il socialismo, e è venuto fuori una nuova forma di territorialità, quello della Lega, che è quello del piccolo, anche qua, sì c'è l'individualismo, però sono le pratiche che ti dicono, il piccolo professionista, evasore, eccetera, eccetera, ti fa l'individuo della mentalità leghista. Quindi io parlavo del lungo periodo, ma anche nei brevi ci sono delle influenze forti, però ecco, questo succede anche negli economi. Ma dimenticare che i piani sono contemporanei, c'è il lungo e c'è il breve, c'è l'oscillazione ciclica, poi tra l'altro anche in base a come cambiano le pratiche. Nel caso nostro attuale siamo ancora dei luoghi, ma non è proprio il luogo della Lega. Sono un marxista, non è più, no, ma sono, non è, io non sono mai stato marxista, però mi accorgo che a differenza dei miei amici marxisti io continuo a non usare Marx, ma lo uso solo, a me parlami di teoria dei valori, mi vengono i capelli dritti. Però cosa a te ti piace? No, la teoria dei valori di Marx non ho mai creduto, non ci credo con. Con però il marcio del quale il materialismo, questo lo dice, allora la località diventa di nuovo importante perché c'è la globalizzazione, perché le risorse ambientali, le materie prime che non sono più il caucciù che porti l'arma, sono la cultura degli uomini, i legami sociali che sono degli ambienti salvi, che sono gli ambienti in cui la gente vive, si sente felice e produce bene, questi sono i fattori cruciali del capitalismo, ce lo dicono gli economisti stessi. È diverso questo nuovo localismo da quello della Lega. E qui stiamo riscoprendo la tematica dei beni comuni, una nuova forma di individualità più responsabile. Per cui ci sono immagini di manovra dove puntare sì sulle pratiche, quindi territori sì, però ecco la cosa che ci ho fatto questo coso qua per arrivare al punto. Territori sì, ma su quali pratiche? Allora torniamo alle pratiche della discussione che facevamo 8 giorni fa. Le pratiche sul denaro, sulla finanza, non sono cose astratte, sono cose globali, ma ci tagliano i piedi a livello locale, ci condizionano a livello locale e quindi sono sui grandi spazi ma anche sui luoghi, e riappropriarsi delle istituzioni monetarie, riappropriarsi delle questioni oppure della democrazia, del problema dei bilanci, queste sono le pratiche, ritornano però oggi, ritornano anche se è una parte non maggioritaria ancora, ritorna anche il tema della democrazia, quando la gente ti studia fino a 30 anni, pretende di, queste sono condizioni, se una volta il Mediterraneo lasciava fare, quando il Mediterraneo non è più un contadino ma diventa un laureato che ha preso 2 lauree, cazzo, non puoi più trattarlo come un contadino, cambia le condizioni. No, pensavo Giovanni che noi almeno ascoltandoti abbiamo tante antropologie, no? Cioè, traduciamo, tentiamo di dare forma con degli strumenti che sono diversi e credo che sia stato evidente, no? Che stasera quanto è difficile poi sullo stesso oggetto avere uno sguardo diverso. Io volevo solo raccogliere un frammento perché Franco aveva riportato questa frase di Giulio Cesare che mi aveva colpito. Allora, Bruto dice: no, amo Cesare, ma amo di più Roma. Non perché amassi meno Cesare, ma perché amo le emozioni. Beh, ma questa non è, cioè, se noi ci fermiamo su questo. Questa frase che poi è un bellissimo verso, e Shakespeare che usa la parola amore, cioè c'è un elemento passionale che lega entrambi questi oggetti, un legame di sangue, no? E un legame invece con un'entità che è extra individuale e al di fuori dei legami di sangue diretti. Allora, la mia traduzione era questa, ad esempio negli anni 70 Franco Fornari aveva scritto, io immagino che Franco lo conosca, io sono 30 anni che non lo leggo, forse si potrebbe rileggere, un tentativo di usare un'antropologia psicoanalitica per spiegare proprio la struttura sociale dei paesi in cui c'è questa debolezza delle istituzioni, non l'abbiamo mai ripreso in mano, e diceva che in fondo, secondo lui, dove prevale il codice materno, che è il codice dei sensi, del legame diretto, c'è questa, cioè, e qui si aprirebbe tutta una questione che poi provo a dire, principio sì, del piacere. Che è il principio del piacere, che c'è un soddisfacimento diretto e anche, no, diciamo, se prendiamo l'elemento materno, è
ciò che entra in contatto con il corpo, no? Che con l'aspetto sensibile, materiale della vita, che è immediatamente percepibile. Riuscire a investire e a far funzionare un principio paterno. Il prossimo e la possibilità di leggere i fenomeni, ma che lavoro, cioè quanto è complesso il lavoro psichico, almeno io lo uso la mia terminologia da fare, per mantenere nella mente di una persona un oggetto così lontano che non dà un soddisfacimento immediato e che deve essere investito, riconosciuto come tale e anche condiviso e condiviso in una maniera sufficiente per diventare un oggetto condiviso. Sono dei passaggi molto grossi. Io non ho nessuna cultura in ambito religioso e molto poco in ambito politico, però mi viene da pensare che appunto il terreno che offre, e qui io non voglio entrare nel termine, non è il sacro, è la religione come fatto organizzato, ecco, al di là, è un terreno che rende molto vicino l'immediato e ciò che è lontano, molto verificabile, molto, molto presente, no? Cioè nel senso che c'è una continua vicinanza tra ciò che è prossimo e puoi verificare ciò che invece fa parte di principi che ci trascendono. Noi, cioè, che cosa dovrebbe, no, no, io non vedo una forza del genere che sia adesso, che sia in grado di tenere così fortemente vicini la prossimità, l'esperienza e i principi, però come mi avete mostrato ci sono stati altri momenti in cui questo salto è stato più possibile. Ma io dico appunto, chi di noi può adesso dire ma amo di più Roma? Io monto sul, cioè quando vedo passare, visto che hai fatto questa piccola provocazione, io devo amare Moretti, non Roma. Io Moretti lo detesto perché ha distrutto le ferrovie dello Stato, perciò non devo amare Roma, no, devo amare Moretti. Roberta, cioè, comincio ad essere più pessimista come Giovanni, perché in realtà cioè, come si fa a questa idea dell'amore, della passionalità, è molto dentro all'antropologia cattolica, eh? Cioè questo rapporto che col corpo, no? Oggi passavo davanti a Suor Rossolini, il cuore, no? Il sacro cuore, cioè queste robe tutte, no? Molto. Mentre invece, secondo me, un contratto sociale, anche scaldato nella prossimità, però funziona in una logica molto razionale, che è quello di dire, tutto sommato, non voglio tirare fuori Hobbes, ma insomma voglio dire, mi conviene di più se evito un certo tipo di, cioè non so, di uscire da sta porta e che qualcuno mi dia una mannaiata in testa, no? Cioè voglio dire, c'è una dimensione razionale nello stare in un contratto sociale, il che significa mettere in piedi passioni ma interessi, e che la dimensione passionale invece ci riporta, secondo me, a fare un po' il verso ai cattolici, cioè perché anche se secondo me ce ne abbiamo anche un po' bisogno di sta roba, cioè la riscoperta che ci sarà delle ideologie, cioè delle grandi narrazioni, delle grandi visioni del mondo, è un modo per riportare, per riscaldare quella cosa che ormai è molto fredda, no? Nel tornaconto, nell'utilità. Però questa roba mi sembra molto dentro, tutta dentro, cioè noi siamo sì, tutti dentro l'antropologia cattolica ancora una volta, cioè non siamo fuori, anche quando parliamo, cioè veniamo per fare le parrocchie laiche. Ma non c'è un modo di usare in senso positivo questa antropologia cattolica per cambiare qualcosa, Giovanni, secondo te? No, cioè, però è appunto una cosa così profonda che in tutti partecipiamo. Abbiamo un benessere ateo, ebrei, pagani, musulmani. Intanto viviamo in un paese che ha questa malattia. Poi io la chiamo antropologia cattolica, si può parlare, no, non è un fatto che ci sono, un fatto di come si è vissuto. È difficile il riferimento alla religione, perché per esempio Franco prima parlava di una cosa che riguardava per esempio la famiglia. Gesù Cristo aveva detto: odierai tuo padre e tua madre per seguire, abominerai tuo padre e tua madre. Cioè, poche cose nel Vangelo sono, secondo l'ossessione femministica attuale della Chiesa Cattolica, sono il contrario. Credo che appunto è difficile confondere una struttura religiosa. È un'antropologia, cioè è come noi viviamo queste cose.
dico cattolica perché mi pare l'unica cosa che hanno in comune tutti i paesi cattolici, poi sono tutti diversi uno dall'altro, quindi non possiamo dire la Bolivia somiglia all'Italia, sarebbe ridere, ma tutti hanno questa debolezza istituzionale e questo è effettivamente un elemento che poi ha avuto gruppi completamente differenti, però risultati per caso simili. Tutti hanno avuto una dittatura. Però Giovanni, c'era Gilberto che stava chiedendo. No, basta. Avevi iniziato di... No, sulla dimensione occidentalocentrica, cioè la sensazione che però su questa roba già stanno attenti, perché per esempio. Le culture indie, no? Dell'America Latina, sia il Messico sia la Bolivia, eccetera. In realtà dentro quel cattolicesimo lì è finito buona parte delle vecchie cose, no? La Rietje nel Cupigna, piuttosto che la Rietje nel Copacabana, eccetera. E quindi questa roba qua in qualche modo torna fuori, infatti il fattore indio è tornato fuori anche nel rapporto con lo Stato, cioè Morales non nasce soltanto perché in qualche modo risalta fuori quello che era stato nascosto, che era stato occultato. Dunque, su questo ci sarebbe moltissimo, però devo dire una cosa. Chiameremo in causa Promet. Nell'idea di Francisco Suarez è detto esplicitamente questo: un buon imperatore, come quello di Spagna, non deve immaginare di uniformare la cultura boliviana con la cultura spagnola. E dal 1550 in poi effettivamente l'impero ha costruito dei governi difficili, cioè ha pensato ipermanovrati, ipermanipolati, eccetera, ma seguendo effettivamente la teologia cattolica ha costruito dei governi cercando di governare, tuttavia, cioè di fare quello che volevano. E questo ha prodotto mentalità straordinariamente differenti, però non è vero che non ci sia questo elemento di antropologia cattolica, perché c'è una tradizione india precedente. Cioè il fattore mimetico, insomma, lo consideri secondario. Sono riusciti a maneggiarlo, a maneggiarli molto bene, insomma. Una delle discussioni che io ho sempre con gli etnicisti latinoamericani è questa, che loro pensano che per esempio si debbano studiare le grandi evoluzioni che ha fatto gli indios, perché facevano piangere con la faccia da indio. E poi al centro ci stava però un santo bianco. I francescani erano contentissimi, se volete fare gli altri qualcosa di cazzo cosa, anzi così. Di fatto c'è stata una terribile popolazione, e c'è tutto il folclorismo, l'etnicismo, eccetera. No, questo è vero. Però per esempio ci sono dei pezzi di rappresentazione proprio del come un indio si rappresenta, in generalità, penso ai boliviani in particolare. Conosco un po' meglio, e come rappresentano le forme sociali, per cui noi diamo dei nomi in qualche modo di gerarchia, per esempio, che invece l'alto e il basso hanno logiche molto diverse, in cui anche il meccanismo dell'orizzontalità comunitaria rispetto all'uso di alcune funzioni che sono verticali, ma non sono assolute, che sono risaltate fuori, perché l'idea stessa di pluralità dei diversi stati, della dimensione della riforma delle nazioni che ha fatto Morales, è in qualche modo un riconoscimento delle comunità orizzontali con poi delle funzioni verticali. Per cui, secondo me, ci sono dei pezzi che sono rimasti sotterranei e che ogni tanto riaffiorano, per cui questo spiega alcune innovazioni, insomma, che sono evidenti. Non succede adesso, poi ne parliamo più tardi, ma ho avuto un conflitto con gli antropologi politici sulla facciata della chiesa di San Francisco, perché loro la interpretano come una indianata, diciamo. Mentre invece è assolutamente proprio la rappresentazione è esattamente una rappresentazione che i francescani volevano dare, cioè moltissimo, c'era una divinità precedente, le mettiamo in basso, ci mettiamo la colonna sopra, sopra la colonna c'è un San Francesco,
alla fine di Cristo, il primato della Chiesa, costruito su questa roba qua. Tutti i crocifissi della pittura di qua, in teoria dovrebbero avere un cranio ai piedi, che è Adamo, cioè il Nuovo Testamento che ha vinto il Vecchio Testamento. Nella chiesa di San Francisco di Villa Paz c'è la stessa rappresentazione, invece di esserci Adamo c'è una divinità in India. E questo non è il trionfo degli etici, guarda... Ma il fatto che io ti dico che comunque andiamo lì... Cioè, insomma, la chiesa è una cosa meravigliosa, cioè geniale. È il luogo dove, dove il cervello umano si è dedicato di più a pensare cazzate, ma a pensare, cioè ha costruito una cosa enorme, forse difficile, tuttavia non è della Chiesa che discutiamo, ma è di come noi viviamo, cioè di come noi accettiamo questo clima di debolezza istituzionale, che si fa anche piacere, cioè io penso che si sta bene in Italia perché si fa con la scuola. Conclusione. Sì. Come diceva Andrea Otti, no? Che pensare cazzaste, però ci si azzecca. Con 2000 anni hai capito che la Chiesa cattolica conquista il potere e lo mantiene. Dopo 13 anni di suore e per natura e per famiglia molto cattolica, trovo che se c'è una cosa che la Chiesa è, non è democrazia. È tutto fuorché democrazia. Allora le scelte, le nostre scelte calano nel niente, perché le scelte importanti, quando si tocca la famiglia e il matrimonio, la Chiesa si alza tutta, si alza tutta, perché le coppie non esistono anche se hanno quattro figli, ma se non sono benedette da Dio, dalla Chiesa, non esiste l'essere umano. E allora questo è bellissimo.